Uè uè, siamo sul pavimento della palude. Allora, quest'oggi è quella giornata pazza e matta in cui andiamo a montare la nuova golosissima sedia. Si trova qui sotto. Tra poco ve la svelo. La sedia che ho comprato... Non l'ho comprata la sedia. Me l'hanno inviata. Tra poco vi rivelerò l'azienda che me l'ha inviata. Ve la faccio vedere. Il momento è arrivato, ragazzi. Dopo due golosi anni si cambia sedia. Sono pronto a svelarvela. Siete pronti a scoprire cosa si cela sotto questo telo della Marvel? 3, 2, 1... Ah! Sediolina di Batman, bitch! Ovviamente questa sedia me l'ha inviata chiaramente Secret Lab che vedete qui. Ma è uno scatolo, non è una sedia. E beh, va aperta e va montata adesso, ragazzi. E che pensate che sia così facile? Magica Bula e BD di Bula. E mo tocca fare la parte divertente. Divertente. Comunque, allora, iniziamo. Madonna quanto pesa, io non me lo ricordavo mica. Qua dice, la tua esperienza di unboxing inizia da qua, c'è scritto. Quindi, la dobbiamo girare. Ok. Oh, è una bat sedia. Uff. Ok, prendiamo un bel goloso taglierino. Per chi sta guardando il video di YouTube, dato che probabilmente questa stream diventerà anche un piccolo video di YouTube, c'è il link in descrizione. Allora, perfetto. Uff. Mi sa che tocca alzarci, vero? Ah, qua c'è la guida! Con tutti gli step! Beh, oh, sono 12 step! Non sembra così complessa! Cominciamo qua. Benvenuti al Comfort. Secret Lab Access. Se vi acquistate una sedia di Secret Lab, penso sia ovviamente per tutte, avete 2 anni di garanzia. Anzi no, potete avere 2 anni di garanzia aggiuntiva, oltre a quella già di base. E più che altro qua c'è scritto, ragazzi, di non sudarci sopra, di stare attenti ai liquidi, di non utilizzare un asciugacapelli vicino alla sedia e di tenere gli animali lontani. Ok, Aria fa cose? Hai capito? Batman! Non ti vuole. Allora, tocca tirar fuori questa. La faccio da seduto, mi devo alzare. Scherzavo. Madonna, quanto pesa. Guardate che figata qua dentro. Il loghetto di Batman, lo vedete tipo me? Sì, perché mo ci sta la busta. Questo è uno. Questo è il cuscino. Madonna quanto è grossa, ragazzi. È gigante. È enorme. Wow. Beh, c'hanno un impacchettamento, ragazzi. Posso dire veramente figo. Cioè, ogni singolo pezzo è tutto imballato. Ok, tocca levare il pezzo grosso. Allora. Wow. Mo' dove me la metto? Mo' la mettiamo qua. Ah, aspettate, c'è un altro pezzo. Ah, la scatola degli accessori. Omega Titan. Scatola accessori. Poi. Wow. Adesso facciamo un attimo il punto della situazione. Abbiamo questa. Madonna ragazzi, ma è abnorme. Ma qua ci sta una pacchia. Guarda che è morbidissima. Allora, quindi questa qua è la base. E va bene. Poi abbiamo gli accessori. Che accessori ci stanno? E si gode. Allora, ci sono 5 rotelle. Poi tutti gli altri pezzi. Va bene. Tutti accessorietti. Ma una domanda, sto curioso. Ma che ci sta dentro la scatola? Se scopre dopo. Allora, poi abbiamo questa qui che è la stellina pazza, gambe, eccetera, eccetera. E infine, oltre al cuscino che onestamente speravo fosse targato Batman, però... è veramente morbido. Qui c'è la sediolina. Ma vediamo un attimo le istruzioni. Step numero 1, tirare tutto fuori. E beh, step numero 2, montare le ruote. Prendiamo questo, lo apriamo. Eccolo qui. Madonna, ma quanto è possente. E vedete, è proprio un bel metallo. È veramente, non so se si vede, però è veramente figo, eh. Questa in testa ti sciotta. Ok, 5 cosettine prese. Allora. Così facile? Mio Dio! Io mi ricordo l'ultima volta era una cosa super complicata mettere le ruote. Eccala.
Andiamo alla prossima. Cambiamo ruota. Ma c'era il trick. Adesso io che sono stupido. È fatto apposta. Basta spingere tipo da qua col pollice e va una bomba. Ok. Vabbè, oh. È un pezzo, è fatto. Step numero uno completato. Allora, tornando a noi, dobbiamo inserire nella base delle ruote la pompa idraulica, il pistone idraulico. Ok. Dove sta? Ecco qua la pompa idraulica, il pistone idraulico. E questo come si mette però? Così. Fatto. L'ho messo dentro. Step numero 3. Ok, dobbiamo prendere il retro della sedia. Oh. Madonna, ragazzi. Cioè, guardate. Io vi giuro che con la mia sedia di prima. Cioè, io non ho mai vissuto queste esperienze matte. Guardate qui, oh. Guardate come va liscia. Non lo potete capire. Voi lo vedete, dite, questo è un coglione. Però vi assicuro che va super liscia, oh. La mia sedia in confronto fa cagare davvero. Allora, quindi, dobbiamo aprire la parte con il logo di Batman. E andiamo. Ok, quindi. Che bella! Profuma! Questa qua, ragazzi, aria fa cose. La distrugge subito. Odora di Giappone. No, perché... Allora, con calma, non voglio tirarlo tutto fuori che ho paura di rovinarlo subito. Facciamo pezzetto pezzetto, però è veramente figo. Allora, ci dice di utilizzare uno strumento per fitare. Penso che sia questo. Guardate qua che c'è danno. Oh. Il set completo Toolkit Secret Lab. Eccolo qua. Toolkit Secret Lab. Cioè, che poi queste cose magari uno le può riusare ovviamente in altre circostanze. Quindi cerchiamo di capire. Dobbiamo usare questo. Allora... Qua chiaramente c'è un intoppo. Facciamo così. Ah, ok. Gli si mette la testina pazza. È fatto elevare tutta la vite. Vi dico che è così semplice che si poteva fare con le mani. Questo qua non serviva necessariamente. Cioè, sicuro è più comodo, però abbiamo fatto con le mani. Allora. E mo però c'è sto pezzo. Sto pezzo è tosto, non pensate. Da soli è un po' tosto, secondo me. È un po' tosto perché praticamente che ci sta a chiedere qua? Praticamente dobbiamo prendere... Madonna, che belli questi braccioli! Ma sono bellissimi! Il bracciolo è rotto! Ah! Allora, adesso cosa bisogna fare praticamente? Bisogna mettere la sedia. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'abbiamo. Forse. Ah, ok. Ah! 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 Aspettate. Ah, è barbatrucco! Vabbè, così è dimolo. È così, sono tutti buoni. È una bomba così. È così, è fatta. C'è un carrellino, va infilata nel carrellino, non avevo visto. Si spinge un po' di più. Ok. Ci siamo! Andiamo qua. Ok. Beh, questo pezzo è fatto. Mo ci dice di fare... Lo spostamento bilaterale. Oddio, ma che è sto buco sui capelli? Oh, ma che è sto buco sui capelli? Oh, che è sto buco? È questo? Cos'è, un Grand Canyon? Ok, mo tocca mettere le chiusure laterali. Che onesto, potremmo pure metterle dopo, però lui ci dice mettile subito. Lui dice che fai, te ne privi? Eh no. Vabbè, ragazzi, ma è clamoroso. È magnetico, non vanno avvitati. Cioè, tipo, stuck. Ah, li mettiamo dopo, va, così ve lo faccio vedere. No, ma vi giuro che è comodissima come cosa. Poi, ci dice di... Forse la dovevamo levare prima, la plastica. Eh beh, ma non volevo rovinarla. Allora, mi dice una cosa, ragazzi. Vedete questa cosa qui? Mi dice che praticamente è un pezzo molto importante. Perché? Non va levato... Cioè, lo devo levare adesso. Però non so se è una cosa che può... È un cartoncino strano. Non so se posso tagliarlo. Suona così, fratelli. Ok, adesso... Ah, ma pensate che magia! Allora, mo, con lo strumentopolo di prima, dobbiamo levare una vite. Guarda, una vite rossa. Perfetta per uccidere qualcuno, il sangue non si vede. Adesso tocca montare questo sistema. Ok? Ci siamo quasi, eh. È proprio di imponente questa sedia. Allora, posso dire che non ho capito a che servono sti spilungoni qua? Ah, è per abbassarti e alzarti. Ma pensa a te. Perché gli butti su questo? Ho paura a usare queste levette. Queste alette pazze. Ho un po' paura, però sì, dovrebbero funzionare senza troppi intoppi.
Poi? Ah, è finita. Abbiamo finito. Tocca solo mettergli le ruote. Secondo me, se seguissimo le indicazioni del sarebbe meglio. Quindi, la famo così. Ma che ce frega delle indicazioni? Famola come ci pare. Yeah! Si è smontato un pezzo. Fermi tutti. Ah! Aiuto! Non vedo. Zero problemi, zero intoppi. Facile. Ok. Sei solida? Sembra bella solida. Se fai il test pazzo. Che meraviglia! Ma che mina! Che mina clamorosa! Ora vi faccio vedere com'è senza busta. Pronti? 3, 2, 1. Yeah. Guarda che mina! È bellissima! È veramente figa! Grazie ai ragazzoni di Secret Lab! Ma guardate che figata clamorosa! Raga, ma sto una pacchia! Madonna. Ragazzi, è la miglior... Ma è la miglior, vi giuro? Io no, provate di sedie, ok? Sono stato a casa di Power, a casa di Marza, a casa di Zana, a casa del Fazzone. Onestamente, per me, la trovo perfetta. C'ha le cose giuste. Wow. Poi metto le calamite, allora. Le calamite sono molto fighe perché... Faccio vedere, ok? Queste. Fa così. Facile. Basta allinearlo. È andato. Ma è veramente una mina. Voi aspettate, perché ci abbiamo il cuscino. Cuscino che è morbidissimo. Allora, forse è un po' troppo. L'avrei preferito un po' più piccolo. Però ci sta. È molto grosso. Però teoricamente, da come lo sento, dovrebbe essere quello che... Esatto, quello che prende forma. Quindi secondo me, se io lo uso in un certo modo, un pochettino è... Ma vi giuro che... Mai stato così comodo. E poi che ci abbiamo qua? Allora, qua c'è l'aggiustamento lombare. No! Ma che stai a dire? Aspettate! No, ragazzi, dentro la sedia, c'è... Bellissimo! Una mina! Can you do this? Bravi Secret Lab. E mo? Tocca scoprire il pacchetto segreto. Il pacchetto segreto. No, ma guarda che c'è sta qua dentro. Ma che è? È che voi non ce l'avete. Il panno targato Secret Lab con lo spray per pulirla. Hai capito? Vabbè, sono tipo Cenerentola. Comunque, grazie mille a Secret Lab per questa sediolona. Cioè, oh, io quando mi alzerò a fare i due passi, poi vedete... Batman! Onesto, guardate quanto cazzo è figa! È bellissima! Comunque, se facessero una cosa che tu la puoi personalizzare con un logo, sarebbe Stonks.